Siamo Compatti l'Abate, deputata Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente. Da Lampedusa arriva uno scenario che è descritto come apocalittico. Cosa dovrebbe fare il governo? Il governo aveva detto che avrebbe fatto tantissimo, questo l'ha detto Giorgia Meloni quando era all'opposizione. Ma adesso che è al governo noi ci rendiamo conto che loro sono deboli in Europa, perché è una problematica che deve essere affrontata con una governance internazionale, al quantomeno europea, e questo non c'è stato. E quindi cerchiamo di porre una risoluzione. Noi ci siamo per dialogare, per risolvere i problemi, perché la migrazione, dobbiamo anche dirlo, è dettata anche dal cambiamento climatico, perché se in un territorio arriva la siccità e quindi ovviamente arrivano le prime problematiche di sussistenza, è chiaro che una popolazione migra da un'altra parte. Noi li stiamo accogliendo in Italia, ma è necessario che tutta l'Europa si renda conto che il problema deve essere gestito a livello comunitario. Rispetto alle parole del vice premier Salvini, che ha parlato di regia dietro questi arrivi, di atto di guerra? Io non credo a queste cose, una regia. Probabilmente questo è un alibi perché non riescono a trovare una soluzione, o non la vogliono trovare, o non hanno quella forza in Europa di farsi ascoltare.